Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati qua su Shine Games. Eccoci di nuovo su Captive Minecraft. Nello scorso episodio avevamo... quante vacche ci sono? Vado. Nello scorso episodio comunque avevamo levato quella lava che c'era sotto e stavamo cuocendo l'oro. Allora, cosa facciamo? Andiamo a scavare un altro pochettino. Anzi, prima ci facciamo un'altra chest, dato che qua le chest sono in carenza e sono tutte stracolme di roba. No, cazzo. Dammene un po', ok. Sono tutte stracolme e quindi niente. Quindi devo fare altre ceste. Dammene qua un'altra. Perfettico. Ok, dammi questa. Non posso metterla dietro, però la posso mettere qua. Ok. Beh, mettiamo l'altra qua. No, non posso. Mettiamo un'altra qui. Dai, che palle. Non posso usare questa cesta, solo le trapped, vabbè. Quindi lasciamo qua questa, ci mettiamo questa dietro e mettiamo questa sopra, ok, perfetto. E svuotiamoci di nuovo l'inventario. No, aspettate, questa roba qua mi serve, quindi non la svuoto. Svuotiamo questo. Che cazzo, c'è una strega? Non me lo ricordo. Comunque, svuotiamoci tutto di nuovo. Qua abbiamo il piccone in diamante che ormai è andato a farsi fottere, proprio fottere realmente. Un'altra spada in ferro, non so perché ce l'ho. 1, 2, 3. Facciamo un altro piccone in ferro, dato che quello in diamante non voglio sprecarlo. Lo posiamo. E... no, tu vai lì. Tu vai là. Tu vai qua. E mi serve del cibo. Cibo, cibo, cibo. Avevo delle ossa in mano, mi pare, di aver visto. Sì, avevo delle ossa. Oh, qua c'è una cotoletta. Non ho nient'altro, una patata. Ah, ce l'ho le patate, grandioso, grandioso, la patata c'è sempre. Sono patate queste, vero? No, sono carote, cazzo. Io volevo le patate, non le carote. Fanculo. Vabbè, ci mangeremo le carote. Uno e due. Le carote fanno sempre bene, ragazzi. Mangiatele anche a casa. No, scherzo, non mangiatele mai. Vabbè, sono buone. Comunque, 21 carote. Posizioniamo qua, qui e su, giù, ovunque. Anche qua, mettiamo le carote, dai. E queste tre me le mangio, me le tengo dietro da mangiare. Aspetta, facciamo un attimo. Vieni qua, stronza. Ok, a posto, ritorniamo. Che cazzo c'è qua? Boh, c'è un buco. Comunque, ritorniamo giù in profondità. Le luci. Torniamo su di nuovo in... perché mi servono le luci. Mi dimentico sempre qualcosa. Allora, le torce. Oh, questo è mio. Le torce. Ecco qua le torce. Vabbè, bastoncino. Rimanerà lì. Torniamo giù in profondità. Ok. Ma che cazzo? C'è qua il quadra che non cosa. Vabbè. Sistemeremo poi più avanti. Allora. Scaviamo qualche blocco di pietra perché mi sono dimenticato di prendere. Sta cobblestone? Mica l'ho messa io. Oh! Oh! Cosa c'è qua dietro, cazzo? Minchia, guarda! Guarda dove minchia era, cioè, affanculo. Ci stanno troppo qua le parolacce, anche peggio, perché io, guarda, ho scavato fino qua e bastava un blocco più in là e trovavo lo spawner di scheletri, cazzo, le ossa! Yeah! Che bello. Ma non stanno spawnando. Mi servono ancora due achievements, però, per sbloccarlo. Comunque sappiamo che qua c'è uno spawner, ragazzi, c'è uno spawner, sì. Sì, allora prendiamo e do a scavare tutto, quindi, cioè ragazzi, si deve scavare un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, ovunque. Torniamo sotto perché i diamanti si trovano sotto, di sicuro ci saranno altri diamanti, non avevo finito di scavare l'intorno. Quindi ritorniamo giù. Uè, calmino, zio. Cosa fa? Non mi guarda neanche. Sta andando a cercare gli altri suoi amichetti nello spawner là sopra. Neanche un osso, figli di trota. Madonna, un altro. Oi, la la. Non esplodere! Ma tu che cazzo vuoi? Muori! Uno slime! Dammi uno slime! Ok,
Siamo qua sotto di nuovo. Oh, calmo te, eh. Bastardo, è esploso. Comunque qua chiudiamo per sicurezza che non c'è niente. E qua continuiamo a scavare, sì, perché dobbiamo scavare sopra. Oh, cos'è sta luce? Bastardo, un altro. Muori. La luce è perché quel cretino ha fatto esplodere. Ma che cazzo vuoi te? Ma stai indietro. Oh, calmi, 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 prendete fuoco. Bastardi. Quanti ce n'erano? Ok. Calmino con la lava, te, perché non mi piace per niente. Continuiamo noi a scavare qua in questa zona per cercare minerali, soprattutto l'oro più che il diamante. Perché? Perché l'oro ci serve come dire, per fare. Oh, diamante! Non ci serve a niente. Vabbè, lo prendiamo, dai. Ok, lì non viene giù la lava. Perché l'oro serve per fare la mela poua, quindi prendiamo l'oro. Però il diamante non si rifiuta mai, anche perché col diamante dobbiamo fare poi un enchantment table. Che cazzo ci servono le canne da zucchero? Uno solo mi hai dato. Che stronzo, un solo diamante. Cioè, qui niente, niente. Un diamante del. Niente, una schifezza. Vabbè. Continuiamo a scavare qua intorno per cercare dell'oro. Carbone, inutile. Inutile carbone. Bedrock, non possiamo prenderla. Altra bedrock. Quanto devo scavare ancora qua? Madonna, quanto ce n'è? Vabbè, abbiamo un po' di blocchi, no? Ok. Bene. Vediamo. Quanto manca? C'è della redstone. La redstone ci serve fare qualche meccanismo? Non lo so. Il meccanismo. Il solito meccanismo che dovevamo fare nel mondo Skyblock per sdoppiare la nostra sabbia. Qua possiamo farlo più facilmente perché abbiamo gli slime. No, non mi ha dato niente. Abbiamo un chunk di slime comunque lì, ottimo. E faremo qualcos'altro. Bene. Comunque, questo episodio sta procedendo bene perché abbiamo trovato uno spawner di scheletri. Abbiamo trovato un diamante. Un altro diamante! Cazzo, sì, ragazzi! Un altro diamante! Sta procedendo super bene. Abbiamo trovato un altro diamante. Due diamanti, cioè, facciamo una spada, ma la spada non mi pare ci siano degli echi messi con la spada. Scaviamo intorno perché non si sa mai che qualche furbettino magari mette della lava. Due. Siamo a quota due diamanti. Bene, ci facciamo solo una spada, però a noi non ci interessa la spada. Continuiamo a scavare qua. Perché sì, come abbiamo visto, ci ha messo un diamante inchiumato lì e magari ce ne sono altri qua sotto, no? Oh, ecco! Appena parato un altro diamante, è entrato un altro subito. Grandioso, grandioso. Dammelo, dammi il diamante. Quindi, oh, ferro pure! Ottimo, il ferro l'ho fatto piccone. Quindi ci serve altro ferro. Perché non l'ho scavato prima così? Ho scavato solo intorno. Oh, si è rotto piccone. Vabbè. Una torcia lì, un blocco qui e si. No, aspetta, dov'è la salita? Ah, è qua. Si risale a fare un altro picconcello. Però a sto punto abbiamo due diamanti. Aspettate qua, ci serve una torcia che spawnano dei mob indesiderati, tranne i pistelli che spawnano sempre uno scheletro. Bastardo. Muori. Oh! Ma dove arrivano tutti questi mob? C'è un cratere spawnoso lì. Non lo so. Vabbè, noi procediamo alla nostra risalita. Non discesa, risalita. No, aspetta, dov'è? Qua. Risalita. Ok. Abbiamo pochi cuori e poca vita. Ma. Oh, una carota, che schifo. Ce n'è solo uno. Che merda. No, due. Uno e mezzo. Il nostro spawner è sempre laggiù. E ci serve però la nostra. Ci serve un piccone. Oh, calma, che cazzo scappa! Pericolosissimi sono sti creeper. Oh! Illumina. Ok. Pericolosi sì, meglio illuminare di più sta zona, perché non vogliono esplodere in aria noi, eh. Quindi qua c'è qualcosa che non va come vi ho detto prima. Vabbè, mettiamo un altro blocco, poi scaveremo giù. Ok, siamo di nuovo in cima. In cima facciamo che cuocere il ferro. Tre diamanti abbiamo, tre diamanti.
tre diamanti. Posizioniamo qua, dai, beh, facciamo delle ceste a caso, poi le metto in ordine io da solo. No, questo mi serve. No, questo mi serve. Ok. Grano, vieni a me. Perfetto. Perfetto, perfetto. Grano per far riprodurre quelle vacche. Le carote ho buttate in una cesta, mi pare. Non dovevo mangiarle tutte perché mi servono per... Calmine, eh. Mangiate, mangiate, ce n'è per tutti. Vedete la mia esperienza, però. E i polli, invece, si mangiano questo. Perché anche i polli devono farli riprodurre, poveracci. Sono lì a digiuno le uova. Le uova. Buono, no! I polli fuori, vabbè. Avremo dei polli che scorrazzeranno in giro per la mappa. 1, 2, 3. Non la mappa, per la nostra zona, dai, chiamiamola così. Questo ci serve qua. Prendiamo e posiamo questo. Le carote le abbiamo tutte seminate. Quindi. No... Ah, Redstone, che cazzo ne abbiamo qua di Redstone? Hai voglia? Ah, cioè, altra. Posizioniamola lì. Bene, bene, bene. Un altro piccone l'abbiamo fatto. Facciamone un altro perché noi procediamo a scavare giù in profondità. Però mi serve uno stick così. Uno stick. Qua. Abbiamo un po' troppi di stick, ma va bene. Meglio bondà non buttarli sempre lì per terra. Dammeli in mano. Due stick. Le torce le ho riposate. Non dovevo posarle. Dammi le torce. Il cibo non lo ho come sempre. Niente, zero cibo. Mangeremo carne di zombie, sì, per forza. 5 blocchi d'oro. Vediamo qua e facciamo 1. 6 blocchi d'oro. Ci serve dell'oro, ragazzi. E scendi. Episodio mining. Chiamiamolo così. Oh, già devo scavare qua. Episodio mining, un attimo qua che devo distruggere questi 4 blocchi delle balle che mi bloccano sempre la risalita. Ok, ora siamo a posto! Un creeper! Due creeper! Ma perché? Perché spawnano lì? È luminoso, non è buio e tetro oscuro. Te, una torcia, contento? Pure gli zombie, ma quanta luce devo mettere per non far spawnare i mob? Wow! Calmo, calmo, calmo. Mettiamo un'altra torcetta qua, va? Tu stronzo, proprio non ne vuoi sapere di funzionare. Ma difficoltà normale, sì. Quindi, boh, vabbè, vabbè, vabbè. Mi sa che si sono buggati i mob spawner perché anche quello dei silverfish non funziona. Cazzo. Stai calmo, te. Non mi interessi. Beh, scaviamo sta zona qua un attimo. La spianiamo perché a suo livello qua, cioè qui è tutto nascosto. Magari sono dei minerali, ferro, oro soprattutto. Carbone, cosa di carbone per le torce, dai. Eccoci ragazzi, abbiamo scavato un po', abbiamo trovato praticamente solo ferro e un po' di carbone, niente di che. Però almeno col ferro ci riprendiamo i tre, no, i due picconi che abbiamo usato per scavare, quindi c'è anche un bel po' di ferro, va bene, va bene. Non ci lamentiamo, e invece sì, mi fa schifo il ferro, volevo l'oro io, cazzo, mi mancava poco per fare la chiave mezza di oro. C'ho sei blocchi, me ne servono nove, no, otto, me ne mancano due di blocchi ancora. Che palle ragazzi, che palle ste achievements della mela. E prendiamo altro ferro anche qua. Ok. Vabbè, è finito il piccone. Ritorniamocene su in superficie. Levati te sempre in mezzo, sti Enderman. Non lo so, sempre in mezzo sono. Per la questione dei mob spawner che non funzionano, devo assolutamente vedere perché. Infatti il Silverfish mi sembrava strano che ce l'avevo lì e non potevo, come dire... Non funzionasse così e quindi boh, bisogna vedere i mob spawner cosa hanno che non va. Riuscire a sbaggarli. Mettiamo altro ferro, raccogliamo il grano che è cresciuto. E direi che per questo episodio è finito. Vai, vai, altro grano per te. Bene, ragazzi, raccogliamo ancora questo alberello. Ok. Bene ragazzi, grazie alla visualizzazione, con questo episodio di Captain Minecraft è tutto, ci vediamo col prossimo episodio dove magari sistemeremo sta zona qua che è un po' un casino, guardate che bordello che c'è, e scaveremo ancora un po', grazie alla visualizzazione, mi raccomando like su Facebook e like su YouTube, ciao a tutti ragazzi!